sforzo. Una congrua mangia, maresciallo, cosa sappiamo. La sua comicità era un po' surreale, sempre garbata, perfino ingenua. Neanche poi tanto, in verità. Difficile parlare di Macario senza citare le donnine delle sue riviste. Enzo Biagi ne calcolò 2000. 2000 icone per far sognare un'Italia alle prese con la povertà e la guerra. Italiano? Cerea? Elma Fiori? Cerea. Fiori? Cerea. Serata di gala per il premio Ischia Friends, un riconoscimento alle personalità che contribuiscono a promuovere l'immagine dell'isola nel mondo. Francesco Lotano. Maria Giovanna Emmi è stata la presentatrice d'eccezione del premio, organizzato a Ischia, l'isola termale per eccellenza, da Franco Cavallaro del Centro Europeo per il Turismo in collaborazione con Luisa Anna Tuti. Riconoscimento alla carriera Osvaldo Bevilacqua, autore, conduttore di Sereno Variabile, a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria di Ischia. Bevilacqua ha festeggiato proprio sull'isola i suoi 30 anni dedicati alla promozione del territorio nazionale. Tra i premiati che hanno contribuito a dare un'immagine positiva di Ischia nel mondo, due autorevoli giornalisti, Roberto Rossetti del TG1 e Giuseppe Sanzotta, direttore editoriale del Tempo. E poi, all'insegna della napoletanità, l'allieva prediletta di Roberto Murolo, Angelica Sepe, oggi ambasciatrice della Cannes nel mondo, e in ricordo della dolce vita, l'immancabile Rino Barillari, il re dei paparazzi. Soddisfatto Luciano Bazzoli, il presidente del Consorzio Operatori Turistici, la serata e il parterre di premiati ancora una volta hanno confermato per Ischia la fama di culla del turismo di qualità. Riconoscimenti sono andati anche al direttore responsabile del settimanale Vivo, Dario Tiengo, alla splendida presentatrice di Rai 1, Jeanette De Nardis, l'anno Pasqualino Maione. Ora in chiusura, come di consueto, la pagina di storia curata da Gianni.